Anche perché composto 20 anni dopo la congiura, il De coniurazione Catiline di Sallustio offre una ricostruzione molto diversa del drammatico episodio. Innanzitutto, l'interesse principale dell'autore non è tanto quello di offrire un resoconto dettagliato degli eventi legati alla congiura e al suo graduale sviluppo. Di questa, infatti, viene dato un quadro d'insieme. L'intenzione di fondo è piuttosto quella di indagare le ragioni della crisi politica delle istituzioni repubblicane e la corruzione morale della società romana, di cui la congiura costituisce, secondo l'autore, la manifestazione più inquietante. Così, per esempio, il ritratto morale di Catilina nel capitolo quinto è lo spunto per un lungo excursus sulle vicende del popolo romano e sulla progressiva decadenza della res publica, iniziata ai tempi della terza guerra punica e culminata sotto la dittatura di Silla. Digressioni come questa, ma anche ritratti di personaggi e discorsi intercalati nel racconto delle vicende, consentono così a Sallustio di sviluppare temi legati alla crisi generale che investe lo Stato e la società romana nella tarda Repubblica.